Salve a tutti i nostri spettatori, benvenuti alla settima puntata di questa seconda stagione di Sancho, il settimanale di attualità a cura di Come Don Chisciotte. Siamo di fronte a tantissimi problemi sia nazionali che internazionali, infatti questa sarà una puntata che riprende un po' quelle che sono le prospettive geopolitiche necessarie a comprendere cosa sta succedendo in giro per il mondo e non solo in Italia. Lo faremo ovviamente grazie alle conoscenze e all'esperienza di Fulvio Grimaldi. Ciao Fulvio! Buonasera carissimo Massimo e anche Giulio che ci permette di andare in onda e poi ci fa la bella post-produzione che arricchisce questa nostra chiacchierata. È un fondamentale apporto quello di Giulio per confezionare un prodotto bellissimo per i nostri spettatori. Allora, io direi partiamo subito. So che c'è una canzone anche oggi, come sempre, e poi le notizie dal basso. Vai. Chi lo sa se c'è una canzone? C'è un rantolo, caro Max, un rantolo che suona così. La gente come noi non molla mai, la gente come noi non molla mai, la gente come noi, la gente come noi, la gente come noi non molla mai. La gente come noi non molla mai. È importante anche una prestazione canora dal vivo qualche volta. Meglio non parlare, ma è la buona volontà che conta, e soprattutto conta il fatto che questo è diventato il nostro inno, è diventato il nuovo inno di chi lotta per la libertà. Hanno sputtanato e screditato completamente quello che si cantava a suo tempo anni fa, giustamente, che è Bella Ciao. Quando l'hanno cantato il PD in Parlamento, quando l'hanno cantato le sardine, quando l'hanno cantato tutti quelli che sono devoti a questo processo totalitario, iperfascista che è in atto, allora veramente non si può più cantare, perché ci si avvicina a questi qua, che l'hanno veramente sputtanato questa canzone, peraltro bella e degna. Allora, dunque, questo è il nuovo inno, piccolo inno che cantano dappertutto ormai in Italia, a partire da Trieste, quando li abbiamo visti cantare incredibilmente sotto una pioggia di cannonate d'acqua e di lacrimogeni ai portuali, e poi a tutta la folla enorme che c'era in Piazza dell'Unità e che ha portato avanti questo discorso. Beh, anch'io ci sono stato a una di queste feste, che sono veramente delle feste, perché la gente ci va con grande combattività, tenendo in corpo la rabbia per quello che gli stanno facendo, ma avendo anche la felicità di stare aggregati, assomati, vicini, tutti quanti, in tanti, a dire la loro, che altrove non si può più dire, che vorrebbero strapparci insieme la lingua. E allora è stato a Roma e io mi sono divertito tantissimo, ho potuto intervenire anche. Era organizzata questa cosa, Circo Massimo di Roma, da Enrico Montesano, veramente una persona brava, perché oltre ad essere un bravo attore, un bravo artista, un bravo comico, è uno che ha veramente dato un esempio, un po' come Puzzer di Trieste, ha sacrificato se stesso, cioè ha sacrificato, questo ha una lunghissima e luminosa carriera, ne aveva ancora davanti tanta, questa se l'è giocata. Adesso chi chiamerà mai più Montesano in televisione? Chi gli farà fare mai più uno spettacolo, un film, eccetera? È fuori definitivamente finché regge questo regime. E quindi è uno che si gioca la vita, la carriera, uno eminente, prestigioso come lui, è veramente un fatto incredibile, ci dà una forza, fa vedere che le persone corrette, oneste, pronte al sacrificio per la libertà, ci stanno, e come non ci stanno. Lì c'erano 5.000 persone che hanno cantato questo siamo noi, siamo noi, siamo noi che non molliamo mai.
E quindi va dappertutto ormai questa canzone, si canta dappertutto, si è cantata anche a Nizza, in Francia, ai francesi. Garibaldi sarebbe stato contento perché è di Nizza a sentire questa canzone cantata lì. Allora, questa era una cosa molto bella, eravamo in tanti, e Montesano è stato bravo, hanno parlato medici, hanno parlato, e ha parlato il tuo interlocutore, caro Massimo, ha detto le sue solite sparate impertinenti, e adesso vorrei dire un'altra cosa che è raccapricciante, come tanti di quelli che ci succedono non ci saremmo mai aspettati. Il Washington Post, il giornale più importante degli Stati Uniti, quello più legato all'establishment, soprattutto quello democratico di Biden, quello delle guerre, il deep state, insomma, ha pubblicato una cosa che è impressionante perché l'ha accreditata, ha detto: che cosa sta succedendo in Italia? Sta succedendo in Italia che è il laboratorio dove il potere deve provare fino a che punto si può tartassare, seviziare, privare di libertà un popolo. Questo ha scritto il Washington Post, l'avevamo sempre capito. È così dalla fine della guerra, da quando sono incominciate le stragi, da quando ci hanno messo in casa la mafia e così via, e poi le stragi degli anni di piombo cosiddetti, della mafia, cioè, sapevamo di essere un laboratorio dello scontro tra elite e classi lavoratrici, popolo eccetera, lo sapevamo, l'ha confermato il Washington Post. E poi a sopraggiungere dalla parte nostra, il nostro più importante giornale, Corriere della Sera, dove c'è un certo Paolo Mieli che ne era il direttore, uno storico, una persona all'orecchio di tutti i potenti di questi ultimi anni, compreso questo, che ha detto, a un certo punto si è chiesto: ma perché dobbiamo ancora votare? A che cosa servono le elezioni? Se c'è sempre meno gente che vota, abbiamo dei dirigenti, dei capi supremi che non sono stati eletti, li abbiamo in successione, abbiamo un Parlamento che sarà eletto ma non conta niente. Si è chiesto perché continuare a votare, e quelli puntano a questo, fanno ventilare questa ipotesi perché ci vogliono arrivare, perché anche l'ultima parvenza molto manipolata dai media e da tutto eccetera, condizionata, deve sparire anche quella, non ci deve essere più nessun intralcio, e se c'è l'intralcio si arriva con le botte come a Trieste o anche a Milano. Vabbè, allora Trieste per il momento è sospesa la cosa perché si deve sentire. Sì, cioè il Consiglio dei Ministri deve ascoltare questo Patuanelli che è andato lì a sentire le condizioni dei portuali del coordinamento ormai, in cui si chiedeva via il Green Pass assolutamente, via ogni obbligatorietà al vaccino, e le scuse del governo per le e mai più manifestazioni libere e mai più un trattamento ai manifestanti pacifici come quello di Trieste o di Milano. Quindi vedremo che il governo sta elaborando, penso, una risposta, non sarà una risposta che ci piacerà, e quindi toccherà mantenere alta la guardia, come dicono questi sempre questi propagandisti del Covid. E noi dobbiamo andare avanti con le manifestazioni, e cosa che si è fatta? La risposta dell'Italia in quasi tutte le città è stata quella che alla repressione, all'isolamento, anche agli esiti un po' confusi della mobilitazione di Trieste, si è reagito accentuando l'intervento. 14 sabati di seguito a Milano contro il Green Pass. Veramente bravi. Insomma, è un po' dappertutto anche questo. E allora noi siamo contenti e abbiamo reagito bene, siamo fiduciosi, purché poi ci sia unificazione di delle varie piccole teste che sono emerse alla testa, scusate l'impiccio, di questo movimento, che facciano una cosa unica, che vi facciano una piattaforma unita, caspita, perché sennò non se ne esce, perché tutto è spontaneo per adesso, ed è bellissimo che sia spontaneo, ma rivela la necessità della gente di avere uno strumento di guida, di coordinamento, di elaborazione. È stato nominato e gli è stato dato il premio Sakharov, di cui io sul quale ho molte perplessità, chi lo dà e che cosa rappresenta, ma le è stato dato un premio prestigioso per l'Occidente a Navalny, questo galeotto, questo personaggio che sta in galera per pochissimo peraltro, per aver rubato, truffato insieme al fratello un sacco di soldi a una società francese di cosmetici,
beh, non solo, ma che alle spalle una storia disgustosa, di razzista, nazista. Gira ancora i video in cui lui con la pistola in mano incita la gente a sparare ai migranti, che non si devono avere i migranti. Un razzista terrificante, uno che ha militato in gruppi nazisti, eccetera, e mantiene questa posizione, perché ormai è soltanto uno squallido strumento della destabilizzazione occidentale della Russia, no? Questa storia ridicola dell'avvelenamento sull'aereo, eccetera, che sono le solite cose ripetitive, stanche, logore che le centrali dei servizi e della propaganda occidentale, no? E questo personaggio, ma se hanno dato anche il Nobel a coso a Obama, che aveva in corso 7 guerre di seguito micidiali, sanguinarie. Questo è diventato il Nobel. L'ultima del Covid. Allora il VAERS, l'ente ufficiale per gli effetti avversi statunitensi, dice 17.000 morti da dicembre. E l'Università di Harvard, la più prestigiosa degli Stati Uniti, ha fatto un'inchiesta dettagliatissima con tanto di numeri in cui dice che nei paesi meno vaccinati ci sono meno contagi che nei paesi totalmente vaccinati come Israele, Italia, Regno Unito, eccetera. E questo anche fa, ci dà conferma ai nostri dubbi o alle nostre certezze ormai. E in Europa il database Eurovigilance, che è quello ufficiale, registra, ma nessuno ne tiene conto, di 27.247 morti dall'inizio della, dall'inizio della vaccinazione, cioè dal dicembre dell'anno scorso, e poi 2.563.000 effetti avversi. Questo è, a tutto questo come si deve reagire? Facendo una discussione franca, aperta, mettendo in discussione l'impostazione e le teorie e le versioni che sono state fatte circolare, univoche e obbligatorie, cioè uniche, dogmatiche, da questi virologi, da tutti quanti, oppure no? No, si deve reagire con forza. Il pugno di ferro di cui parla sempre Speranza l'ha utilizzato il nuovo primo ministro austriaco, che ha ventilato prossimamente che quelli ancora, questi mascalzoni, qualcuno li chiama nazisti, tra l'altro anche un mio amico, nazisti, una volta bastava dire negazionisti o populisti. A questi nazisti devono essere, che non si sono vaccinati, devono essere rinchiusi, devono essere messi in lockdown. In altri paesi, negli Stati Uniti e in Australia, ci sono già dei preparativi, delle attrezzature, delle vere e proprie isole edili in cui si non faranno, vedo dei neri ogni tanto, non faranno il loro dovere facendosi sparare quella roba che hanno concoctato, hanno cucinato questi stregoni nel loro paiolo. Bene, questo è poi sempre sulle novità sul Covid, la cosa tragica, eccetera, che la gente ha fatto il primo, ha fatto il secondo, stando male o non stando ancora male, eccetera, la deve fare il terzo, perché i 93 miliardi che Moderna e Pfizer incamerano in questo percorso di 1 e 2 dosi non è sufficiente, non gli basta, l'appetito viene mangiando, e quindi ne vogliono un terzo e poi probabilmente un quarto. Questo è quello che stanno progettando, stanno annunciando, compresi i bambini, che è una cosa di una criminalità che dicono tantissimi pediatri, tranne i nostri ufficiali in Italia, dicono che non si può fare, non si sa che cosa fanno queste cose. Ai bambini, e soprattutto nel corso del tempo, loro sono in una fase di sviluppo, di evoluzione, dove il loro organismo si compone, eccetera, e gli viene sparata questa roba. Ma sentite, c'è un'ultima grossa notizia, questa veramente fa impressione. Gli deve essere sfuggita, scappata dagli uffici, e l'Istituto Superiore di Sanità, quello del dottor Brusaferro, consigliere di Speranza, che è l'istituto massimo incaricato di tenere questi conti, che avendo registrato 130.000 erotti morti da Covid dall'inizio della cosiddetta pandemia fino ad oggi, ha rivelato, questo stesso istituto, che di questi 130.000 soltanto 3.783
sono morti veramente da Covid, per colpa del Covid. Cioè, è una cosa pazzesca. L'hanno detto loro che fino adesso ci facevano una capoccia così con i morti da Covid. Soprattutto da quando noi lo avevamo sospettato, perché da quando a un certo punto hanno smesso Speranza e tutte le autorità hanno imposto di smetterla con la distinzione tra morti da Covid, cioè che sono stati ammazzati dal Covid, e morti con Covid, che sono quelli che appunto sono fuori da quei 3.000 che dice l'istituto, cioè quelli che avevano almeno tre o almeno due malattie pregresse quasi allo stato terminale, cioè polmoniti, cancro, problemi vascolari, diabete, eccetera, e che se ne sono morti. Poi gli hanno trovato anche il Covid, e allora hanno detto su, allora si distingueva tra questi per Covid o con Covid. E adesso invece, poi subito non li hanno messi insieme perché faceva più effetto avere tutti quanti, tutti morivano soltanto più di Covid. Siamo alla fine di questo mio discorso introduttivo sulle notizie, mi aspetto da Max un intervento. Allora, prima di dire una notizia che anch'io vorrei dare al nostro pubblico, volevo farti una domanda. Secondo te, Fulvio, visto che come tu giustamente hai detto, la risposta del governo rispetto a questa fantomatica trattativa con i portuali di Trieste non sarà una risposta a noi favorevole, tu credi che loro avranno la forza, e nel caso si potrebbe fare, di occupare nuovamente il porto e bloccarlo come hanno fatto in precedenza? Loro hanno detto che lo farebbero, ma loro sono anche delle persone un po' variegate, diciamo, a Trieste. Abbiamo visto che c'è stata un po' di confusione, ma è inevitabile. Queste sono persone che hanno niente alle spalle. Hanno alle spalle alcune decine di anni in cui la classe operaia e i lavoratori sono stati completamente massacrati, sottomessi, con il consenso e l'aiuto di questi caspita di sindacati che si atteggiano ad antifascisti, a filo lavoratori, sono stati sderenati e non hanno una tradizione di questi ultimi decenni di lotta, e quindi non sono molto preparati su questo piano, e quindi dovranno adesso anche maturare e anche ascoltare chi di queste esperienze ne ha fatte, e ce ne sono ancora tante in giro, non molto giovani più purtroppo, ma ce ne sono, e devono dare il loro contributo anche per elaborare una visione complessiva e un organismo complessivo. In ogni caso, rioccupare è sempre bene, ma non soltanto il porto o i porti, ma magari anche altre cose, perché importante non è, appunto, non gli si può sparare, non esiste la violenza da questa parte, non esistono neanche più i tempi di una violenza che a suo tempo era equilibrata con quella del nemico ed era giustificata. Era un'autodifesa. Adesso il nemico ha le armi, ma noi non possiamo utilizzarle perché non siamo all'altezza, ci farebbero immediatamente, ci schiaccerebbero. Ci sono altri metodi, ci sono i metodi di sabotaggio, di boicottaggio, di intervento sui loro nodi funzionali, produttivi, eccetera. E questo non sta a me, che sono un informatore, un comunicatore, sviscerarli e proporli. È un'idea che mi nasce dalla memoria, dalla storia. Quando si poteva fare allora, queste certe cose si possono fare anche adesso nell'era tecnologica, della grande repressione. Allora, passiamo adesso alla guerra. Tu hai giustamente posto questa questione. Sì, se permetti, ho pure io la notizia che volevo dare e poi passiamo al tema centrale. E quello che la notizia che voglio dire è una notizia simpatica anche per parlare un po' di come è gestita e da chi è gestita l'informazione qua in Italia. Sta galoppando su internet questa polemica che c'è stata tra Mietta, la cantante diventata famosa dopo aver vinto Sanremo, e Selvaggia Lucarelli, le quali hanno avuto un battibecco durante il programma Ballando con le Stelle. Ora, al di là del programma in sé, il battibecco verteva sul fatto che la Lucarelli, violando completamente quelli che sono i termini della privacy di ogni singola persona, chiedeva a Mietta di dire ufficialmente in pubblico se fosse vaccinata o meno. Questo perché, come sappiamo, ovviamente le televisioni stanno cavalcando quest'onda delle vaccinazioni per garantire la sicurezza. Cosa succede però? Succede che il giorno dopo esce un'intervista del direttore del Tempo, Franco Bechis,
il quale invece sottolinea come per entrare all'interno degli studi televisivi, che tu sia vaccinato o meno, ti chiedono il tampone. Questo perché sanno ovviamente stesso loro, come ormai sanno tutti, che i tamponi non proteggono né i vaccini non proteggono né chi se l'è fatto né gli altri dal contagio. E quindi poi, vabbè, al di là dei tamponi di cui già tante volte abbiamo parlato, questo a sottolineare proprio l'incongruenza tra persone che in pubblico e quindi davanti alle telecamere sostengono l'importanza della vaccinazione di massa, nonostante poi per entrare all'interno degli stessi studi serve un tampone anche se sei vaccinato. Un'incongruenza clamorosa che li mettono... Sì, esatto. È una simpatica notizia che anche ci racconta dell'arroganza di questa signora giornalista, dall'abile penna, ma dall'arroganza di regime intollerabile. Stavi dicendo ancora qualcosa, Max? Ho interrotto? No, volevo introdurre quello che è il tema centrale della puntata, perché come abbiamo detto prima, oggi parleremo di geopolitica, perché è importante tenere presente cosa succede nel resto del mondo dopo due settimane in cui giustamente siamo stati concentrati sull'Italia, e non c'è persona migliore per parlare di geopolitica che proprio tu, Fulvio, visto la tua grande esperienza. Quindi ti do subito la parola. Ti ringrazio molto, lunga esperienza più che altro. Ti ringrazio, Max. Allora, la prima cosa che mi viene in mente è parlare di Colin Powell, personaggio che è scomparso e non è stato rimpianto sicuramente da nessuna delle milionate di sue vittime. Questo personaggio veramente abietto, non mi va di fare questa storia italiana, italiota, tutti quanti siamo poi dopo morte siamo bravi. Questo non è stato mai bravo in vita sua, questo è stato un massacratore, questo ha sulla coscienza, l'ira di Dio, ha milioni di morti sulla coscienza, di bugie, di inganni. Questo qua è apparso in televisione davanti al mondo, all'ONU, agitando una fialetta con dentro una polverina, dicendo che quella era la prova che Saddam Hussein aveva le armi di distruzione di massa. Questo personaggio abietto che poi appunta sulla coscienza anche i 3,5 milioni di morti afghani, la devastazione di un grande, orgoglioso e bellissimo paese. E poi My Lai in Vietnam, la strage che ha cambiato un po' le sorti della guerra contro il Vietnam, dell'Indocina, che davanti nella opinione pubblica, perché è stato un massacro di centinaia di persone dai Marines messi in un canale, in un scolo secco e mitragliati, donne e bambini, solo donne e bambini, gli uomini non c'erano. Ecco, questo è Paul, e questo va ricordato di Paul. Poi, passando agli aspetti positivi delle guerre, c'è un'ennesima gola profonda, un ennesimo coraggioso, onesto e sincero personaggio dell'intelligence statunitense, come Edward Snowden, o come il giornalista Assange, o come anche Chelsea Manning, che dette a Assange le notizie sugli orrori degli americani in Iraq, anche in Afghanistan, e lui li diffuse giustamente dal giusto giornalista. Bene, Daniel Hale è un giovane, anche questo, che lavorava come analista nella NSA, National Security Agency, il top dell'intelligence americana, e fu mandato in Afghanistan, e lì gli fu anche dato il compito di sovraintendere alle operazioni con i droni, cioè ai droni che sono appunto velivoli senza pilota, ma con missili che vengono mandati in giro a colpire, a uccidere, a distruggere. Cosa che ha fatto, lui ha raccontato come questi droni andassero a massacrare persone, civili, famiglie, villaggi, senza alcuna selettività nei confronti di quelli che avrebbero dovuto essere i nemici di guerra, insomma, combattenti. E questo gli è costato una condanna per la stessa legge del 1917, per la quale dovrebbe essere poi condannato se è estradato negli Stati Uniti, Julian Assange. È stato condannato a 4 anni, e la sevizia sta in questo, che essendo questo ragazzo, per quello che ha visto e quello ha subito poi, in salute mentale malferma, era stato segnato una prigione con strutture cliniche importanti per poterlo controllare e curare. E il giudice lo ha tolto da lì e lo ha chiuso in una massima
una prigione di massima sicurezza, quella che ha sostituito Alcatraz, pensate, dove lui sta in un cubicolo di cemento da solo tutto il giorno. Questo dovrebbe essere per 4 anni. Capite che cos'è la brutalità intrinseca degli Stati Uniti e di certi suoi settori, non certo del popolo, ma di certi suoi settori, che sono anche quelli a cui possiamo attribuire Guantanamo, dove da anni, dal 2011, stanno decine, centinaia, adesso sono un po' ridotti, di prigionieri che non hanno fatto niente. E non sono stati perciò mai processati, ma sono stati torturati. Waterboarding, quella cosa dell'acqua che ti fa soffocare e morire, eccetera. E questi sono ancora lì e li tengono lì tutti i presidenti degli Stati Uniti che si sono succeduti. E quelli sono gli Stati Uniti degli extraordinary renditions, cioè quello della cattura di personaggi sospetti che non gli stanno bene e che vengano rapiti e portati in paesi dove ci sono le carceri segrete degli Stati Uniti, anche in Afghanistan, dove vengono torturati e poi spariscono magari. Questi sono gli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti sono anche quelli che dal 45 in qua non hanno fatto altro che guerre. Qua c'è un dato, lo voglio ritrovare, qual è il dato? Che sì, hanno fatto, del resto è della loro natura, dallo sterminio del Pelle Rossa in poi, dall'inizio, su 239 anni hanno fatto 222 guerre. È una cosa impressionante, quasi una di media al giorno. Torno indietro, da noi sempre sul militare, per quanto riguarda la natura, l'etica dei militari, abbiamo il capo di Stato Maggiore, generale Vecciarelli, presente, adesso indagato perché corrotto, accusato di corruzione, vedremo se è vero, ma intanto è stato indagato, il massimo esponente del nostro apparato militare per corruzione, ha dato favori in cambio di appalti, appalti in cambio di favori, e quindi questo si vedrà se è vero, ci sarà, del resto i corrotti sono tali, per il semplice fatto che ci mandano in guerra politici e militari che vanno a uccidere e a farsi uccidere. Quelli delle missioni, noi ne abbiamo oltre 20 missioni in giro per il mondo chiamati pace, di pace, orwellianamente di pace, sono lì soltanto a imporre il colonialismo occidentale, quello della NATO e così via. Questo è il linguaggio con cui il Ministero della Difesa. Quale difesa da che? Questi sono tutti ministeri di offesa. Vabbè, c'è sempre sul piano degli scontri, dei conflitti, eccetera, quello molto curioso e interessante di questo mattocchio brutale che Erdogan, il presidente della Turchia, che ha cacciato o sta per cacciare via, ha promesso di cacciare via, come persone non grate, ben 10 ambasciatori, in un colpo solo, e vai, e sono quelli degli Stati Uniti, della Germania, della Francia, non dell'Italia, perché non ha firmato una richiesta di liberazione di certo Omar Kavala, è un signore turco che rappresenta gli interessi di Soros. È Open Society Foundation, che anche lì è operativa e anche lì dà fastidio al governo, come in altri paesi da dove è stata cacciata, per fortuna di quei paesi, penso in particolare a Orban, che non gli viene perdonato questo fatto, soprattutto per questo viene criminalizzato come fascista, eccetera, dal Manifesto, da tutti gli altri giornali anche, da Furio Colombo dalla mattina alla sera, eccetera. Questi cacciano via un intrigante, un corruttore, un compratore di traviati, forze giovanili, eccetera, da lanciare contro chi non gli sta bene. Un personaggio che ha speculato sulle monete dei paesi mandandoli in frantumi. Ma è una cosa spaventosa. Ecco, lui, Erdogan, non è un santo e non è, anzi, non è neanche tanto gradevole perché è prepotente. Lavora insieme a Israele nell'ambito della regione mediterranea del vicino Oriente, eccetera. Si impone, fa prepotenze, in Libia fa quello che vuole, ha tolto la possibilità alla Libia di riunirsi, di ritornare libera, indipendente, eccetera, come era avviata grazie al generale Haftar a essere,
ha fatto la guerra dell'Azerbaigian sostenuta insieme ad Israele sempre contro l'Armenia, briga in Afghanistan, cerca di mettere le proprie pedine anche lì, insomma è uno che è un neo-ottomano che cerca di allargare le sue grinfie un po' dappertutto. Questo è un dato di fatto, ma appunto cacciare 10 ambasciatori è un dato molto divertente che caratterizza il personaggio. Poi dunque poi il personaggio, poi questi hanno subito si mettono sul cavallo, no? Come dei monumenti, questi governi dell'Occidente, italiano, britannico, tedesco, americano, che a condannare questa mancanza di diritti, come in Polonia del resto, la mancanza del diritto, dei diritti umani, una giustizia corretta, indipendente. Noi che parliamo di queste cose con la nostra magistratura, noi ci permettiamo, l'Occidente si permette di criticare chi che sia, in particolare poi i migliori, cioè in questo caso uno che veramente non può essere incolpato di espansionismo, di aggressione, eccetera, come il presidente al-Sisi dell'Egitto, particolarmente odiato dai cattivi, da quelli che a mio avviso sono quelli che ci stanno rovinando il mondo, e questo è in difesa, e questo è una carta di vantaggio per al-Sisi. Vabbè, allora, le guerre, dove siamo messi come guerre? C'è molta anticipazione mediatica e anche con dichiarazioni dei politici importanti sulla possibile imminente guerra alla Russia e in particolare alla Cina. E questo riempie i giornali, tutti speculano quando sarà nucleare, sarà atomica, non sarà, eccetera. Io non credo, io mi ricordo, ho lavorato per molti anni con Giulietto Chiesa, il quale per almeno 10 anni in cui, o 15 in cui l'ho conosciuto, nei suoi convegni a cui io anche l'ho invitato, gliene ho organizzato alcuni, diceva che la guerra mondiale era imminente. Passavano gli anni e la guerra mondiale non era imminente. Tante volte io credo che questo gonfiare pericoli di guerra sia un diversivo per non far osservare, non attirare l'attenzione su guerre che in effetti, su conflitti che sporchi per lo più, o striscianti, o veri, o colpi di Stato, o destabilizzazione colorate, cioè ci sono, e sono i focolai veri della destabilizzazione del conflitto, delle tensioni, eccetera. Io credo che questo sia di nuovo il caso. E quali sarebbero poi gli aspetti conflittuali, quelli pericolosi veramente, che sarebbero nascosti da questa carcassa, da questi tamburi di guerra relativi alla Cina e alla Russia e all'Iran? Ma intanto io penserei subito al Libano. Il Libano che fa parte di un arco di crisi veramente che ribolle, che va dal Marocco fino all'Iran, eccetera, in cui è presente al centro e ai lati, col patto d'Abramo, a sud, a ovest, a est, Israele, che naturalmente è protagonista insieme ad altri, agli Stati Uniti in particolare, ma la Francia, in questa partita di quelle parti del mondo. Il Libano è un paese che è il fratello della Siria, sono popolazioni simili, però il Libano è diviso in due settori storicamente legati a religioni, non tanto all'etnia, sono tutti arabi, a religioni. Da una parte i cattolici che si riconoscono in formazioni politiche di estrema destra, vicine ad Israele e all'Occidente, e sono la Falange, e poi sono le forze libanesi di un delinquente, un criminale che è stato molti anni per terribili delitti di sangue in prigione, Geagea, Samir Geagea, questo è il capo delle forze politiche, delle forze libanesi cosiddette. Allora, dall'altra parte ci sono i musulmani che hanno la loro massima rappresentanza in due partiti, quello di Hezbollah e quello di Amal. Quello di Hezbollah, che è anche alla sua forza militare che è attiva importante, in maniera importante in Siria, ma anche in Iraq, e che ha avuto il merito di cacciare dal proprio paese due volte gli invasori israeliani, che sono entrati in Israele, Sabra e Shatila, il massacro, vi ricordate, con i falangisti, appunto, i maroniti cattolici, e li ha cacciati due volte. Guerriglia primitiva di contadini
eccetera, ma con qualche aiuto certamente dall'esterno, sono riusciti a buttare fuori Israele, il secondo esercito più potente del mondo, anche più aggressivo. Sia nel 2000, e io c'ero, e me ne sono compiaciuto, e poi nel 2006, e io c'ero, e ho visto come queste poche migliaia di combattenti veramente amatoriali, ma motivati, forse molto di più di questi soldati israeliani che non vengono impegnati a fare una cosa che non possono sentire come etica, come corretta, e non possono quindi facilmente motivare, a meno di non avere delle zanne al posto dei denti in senso etico, morale, eccetera. Anche lì hanno vinto, li hanno buttati. Questo è imperdonabile. È imperdonabile che cosa ha fatto questa parte del Libano in Siria e cosa ha fatto a Israele. E quindi il Libano, che ha questa presenza forte, ha una presenza anche sul piano militare molto potente, difficilmente da sconfiggere, nonostante quei bombardamenti Israele abbia raso al suolo e forse anche attivato questa spaventosa esplosione di due anni di un anno fa nel porto di Libano, che ha distrutto una gran parte di Beirut, eccetera. Chi lo sa, sono specializzazioni che hanno soltanto certi paesi, sono capaci di fare queste cose, e lì avrebbero anche avuto un obiettivo, uno scopo, una ragione. Insomma, questo paese viene distrutto un po' per volta dalla diffamazione costante dei mezzi, di solito il manifesto in testa su tutti, perché ha molte pagine di politica internazionale. E poi perché, appunto, avendo dentro questa forza militare anche 500.000 palestinesi, 2 milioni e mezzo di siriani, sostiene un peso, un gravame come nessun altro paese della regione. E quindi tutti quanti dicono: ah, per classe dirigente incapace, inetta, ha rovinato il paese, non c'è la luce, non c'è la benzina, i costi altissimi di tutto. Ma che non calcolano il fatto che questo Israele, questo paese è sabotato costantemente da Israele con le sue incursioni, i suoi sorvoli, le sue operazioni clandestine, e che è sabotato dai paesi arabi del patto di Abramo, Arabia Saudita, eccetera, che ha questo gravame della solidarietà con gli altri paesi, con i palestinesi e con i siriani, eccetera. La cosiddetta crisi è una crisi determinata da fuori. E quello che si vuole è che il Libano scompaia, o che comunque riesca a aver ragione di questa grande spina nel fianco dell'Occidente, di Israele e della Turchia, anche, che sono su molti piani alleati di Hezbollah. Questo è il motivo di questo. Ah, poi abbiamo un'altra grande crisi, che è quella del Myanmar. Il Myanmar ha l'infelicità di essere in una posizione strategica molto importante. È uno sbocco della Cina verso il mare cinese, verso il mare, l'oceano indiano, e riesce la Cina a superare lo stretto di Malacca. Guardate una mappa, forse ce la mette poi Giulio, una mappa geografica in cui si veda cos'è lo stretto di Malacca, perché tutto quello che è il traffico dalla Cina o per la Cina deve passare per uno stretto molto molto facilmente controllabile e chiudibile. E quindi evitarlo passando via terra attraverso il Myanmar verso l'oceano indiano sarebbe un vantaggio geopolitico e commerciale enorme per la Cina, a prescindere dalla via della seta, che anche entra in questo gioco. Il Myanmar si è liberata di un'agente americana di lunga data, di grande perizia, che ha il suo partito, come il quartier generale del suo partito a Washington, mica per niente, e che è Aung San Suu Kyi, che è stata arrestata perché ha fatto dei traffici che erano proibiti, anche di strumenti che potevano essere civili e militari. E quindi, ma comunque è sempre stata il bubbone americano con la K in Myanmar. E adesso c'è una giunta militare priva di questa presenza, e questa presenza aveva un seguito, e questo seguito si è deciso di nominarsi governo unitario autonomo, e spera di essere riconosciuto, ma nessuno l'ha riconosciuto. Però in compenso ha avuto la mancanza, il cinismo di utilizzare questo suo seguito di questa forza filo occidentale, filo americana, collegandosi alle varie guerriglie che sono in atto, sempre istigate da fuori, tra le varie etnie del Myanmar, ex Birmania, che ce ne sono tante, e alcune di queste sono armate,
e lottano da tanto tempo contro il governo centrale per spappolare il paese, frantumarlo, come desidera sempre l'impero, divide ad impera. E questo è una operazione spaventosa contro la propria popolazione, di che viene intestata alla San Suu Kyi, con il plauso chiaramente di questi personaggi, di questi giornalisti illustri, Alberto Negri mi viene in mente, eccetera, che è una cosa, vabbè, si sa come giudicarli a prescindere da fatti singoli, perché la loro impostazione questo è. Poi di aree di crisi ce ne sono ancora altre, ma non tali da giustificare questa minaccia enorme, nera, che dovrebbe tutti quanti spaventarci e anche allontanarci un pochino dalla preoccupazione Covid, dal nostro studio Covid, delle nostre scoperte sul Covid e sui rimedi del Covid, eccetera. Perché anche distrarre da quello serve far balenare minacce ancora più apocalittiche, come le guerre nucleari. Va bene, ci sono queste aree di crisi che sono quelle di passaggio principale militare e commerciale. E questo stretto dei mari della Cina, che poi diventa lo stretto di Malacca, il Suez, il Corno d'Africa, ne abbiamo parlato, dove passa una grandissima quantità del commercio e del trasferimento anche di armi mondiale, per cui anche lì nel corno guerra in ogni singolo paese del Corno d'Africa. E poi il canale di Panama, ma perché stanno addosso al Centro America e lo controllano quasi tutto tranne il Nicaragua, che deve cadere e si rilancia adesso in vista delle elezioni, la solita campagna diffamatrice nei confronti dei sandinisti di Ortega, e il manifesto c'è dentro in prima persona. Mi piace sempre citarlo per demistificare questa testatina quotidiano comunista che porta indecentemente in fronte. E vabbè, noi chiudiamo adesso, perché siamo verso la chiusura. Caro Massimo, c'è una nostra presenza italiana prestigiosa, gloriosa, importante, autorevole in Iraq. Hanno voluto concederci in questo paese spappolato, dove si sta rifacendo viva l'ISIS, dove stanno moltiplicandosi gli attentati, che è impoverito dalla manomissione e dallo sfruttamento delle sue ricchezze energetiche da parte dell'Occidente e delle compagnie occidentali, che ha grandi difficoltà di rimettersi in piedi dopo due guerre micidiali dell'Occidente, della NATO, degli Stati Uniti e dell'Italia contro di esso, e poi dalla guerra dell'ISIS, che ha vinto, sconfitto, grazie soprattutto alle milizie popolari, un movimento che adesso è anche entrato negli organismi di Stato, ma che comunque ha vinto praticamente da solo la battaglia contro l'ISIS, soprattutto a Mosul, con i curdi pasdaran e con gli occupanti occidentali che stavano a guardare, anzi di cui ci sono infinite prove video, che gli americani sostenevano, rifornivano addirittura dagli aerei le unità dell'ISIS, dello Stato Islamico, che imperversavano nell'Iraq, altro che combattere l'ISIS, come si è detto. Quindi adesso c'è questa situazione di un nostro presenza militare occidentale in Iraq, è affidata a un comando italiano e sarà soprattutto un apparato italo-francese, ma noi ne avremo il comando, noi saremo quelli chiamati a difendere l'Iraq dall'ISIS. Affidiamo la difesa dall'ISIS, o che è già stata una vittoria, alle milizie popolari, di cui tutti parlano male, di nuovo particolarmente il manifesto. Crociati si chiama lei, la cronista. Va bene, e che sono invece la spina dorsale di una possibile rinascita di questo paese. E per fortuna ci sono state le elezioni, non ha vinto nessuno, il primo partito è stato quello di Moussa Sadr, che è un clerico importante, che però ha di un'ambiguità totale. Gli attribuiscono la resistenza contro gli invasori americani del 2003. Non è vero niente, non ha mai organizzato una resistenza militare. Ha fatto grandi manifestazioni. La resistenza per 10 anni all'occupazione militare statunitense e britannica e italiana è stata fatta dalle milizie popolari, dalla resistenza saddamita di allora, quella del partito Baas, che si è spenta soltanto dopo molti anni. E allora questa è la realtà dell'Iraq, e noi dovremmo vergognarci di andare lì a comandare su un paese che abbiamo contribuito a distruggere.
sia nella prima che nella seconda guerra mondiale, del contro l'Iraq. Vabbè, tutte le guerre dal 1945 a oggi sono guerre statunitensi. Le loro guerre sono praticamente una all'anno. E se non sono guerre combattute, armate, eccetera, sono guerre per terza persona, cioè usando mercenari per risparmiare le proprie vite e i propri beni. Mercenari utilizzati ormai dappertutto. L'ISIS, Al-Qaeda, i curdi. Curdi, bravi curdi. Sapete cosa è l'ultima notizia che io ho letto su, cioè in rete? È quella che i comandi curdi hanno segnalato agli Stati Uniti, che li hanno favoriti nel rubare territori siriani, hanno segnalato agli Stati Uniti le posizioni che hanno potuto conoscere delle milizie popolari, quelle della resistenza, quelle che sono anche anti-americani e hanno colpito tante volte le sedi americane con i missili. Hanno segnalato agli Stati Uniti, ai comandi militari, le posizioni e insomma le presenze di questi combattenti patriottici. Questi sono i curdi, tanto amati da tanti nostri ben pensanti. Va bene, noi abbiamo detto tutto. Non c'è un presidente degli Stati Uniti che non abbia fatto una guerra o continuato una guerra. Hanno in questo corso di questa benefica attività hanno ucciso, si calcola, tra i 40 e i 50 milioni di esseri umani, e non si calcolano gli esseri non umani, gli animali, che naturalmente non, nessuno li calcola, periscono altrettanto, e le distruzioni. Questo è quanto. Noi adesso ci prepariamo a cantare con tutti quanti in giro per l'Italia, con volume sempre più forte, che siamo noi, quelli che non mollano mai. Io lo sto cantando ormai da varie settimane qui a Napoli, quando facciamo le manifestazioni il sabato. Ti so molto attivo, no, bravo. È un canto che scalda il cuore, comunque, a prescindere da tutto. No, volevo giusto dire, è interessante notare come i curdi vengano tanto proclamati da tutto il mondo della sinistra, soprattutto della giovane sinistra, quindi dei centri sociali e dei giovani comunisti, come degli eroi veri e propri. E questo fa comprendere ancora una volta come il mondo del comunismo odierno non sia nient'altro che un cane da guardia poi del globalismo imperialista americano che sempre ricordiamo. Sì, Fulvio, loro, grazie. Prego, prego. Le canzoni che erano le nostre, cioè la liberazione, indipendentemente anche dall'etichetta ideologica, e poi hanno addirittura messo quasi reso impronunciabile, intrattabile il termine comunismo, che è di una gravità, una responsabilità terrificante. Marx si deve rivoltare nella tomba. Infatti. Fulvio, ti ringrazio per questo giro per il mondo che abbiamo fatto insieme. È stato importantissimo tenere un po' sott'occhio tutto quello che sta succedendo e soprattutto, come tu hai suggerito, non dobbiamo farci distrarre da questa propaganda occidentale imperialista che vede sempre nelle grandi potenze avversarie come la Russia e la Cina la colpa o comunque la possibilità di un nuovo scoppio di una guerra mondiale, perché poi in realtà è questo colonialismo che continua perennemente da parte del mondo occidentale a provocare la maggior parte delle tensioni, ed è giusto dirlo ed è giusto ricordarlo. E saluto tutti i nostri ospiti, ringrazio Giulio in regia e ovviamente ringrazio Fulvio, lo saluto, l'abbraccio e ci vediamo la settimana prossima. Ciao a tutti. Alla prossima, saluti a tutti. Come noi non vogliamo mai.